Salve, benvenuti di nuovo a Lion Bull Academy. Oggi andremo a studiare un indicatore chiamato le nubi di Ichimoku, the Ichimoku Clouds, e anche impareremo prima di tutto a sapere come leggerlo velocemente, non entrerò troppo in dettaglio, se non spiegare brevemente com'è, e una strategia che è profittabile, che guadagni con una percentuale di azzeccare l'entrata del 60%. Se si fa bene e facendo un rischio-beneficio 1,5, è una strategia molto potente. Si può utilizzare in qualsiasi attivo e in qualsiasi periodo orario. Personalmente io la utilizzo in 5 minuti o in 30 minuti. E si può utilizzare in qualsiasi attivo. Nell'indice funziona molto molto bene. Dai, cominciamo a spiegare come mettere prima di tutto l'Ichimoku dentro. Schiacciamo qua dove c'è questa pennina, andiamo su Studi 2 e poi cerchiamo le nubi di Ichimoku. Adesso ve lo spiegherò com'è, prima di tutto così come lo lasciate e creiamo con i valori di set di default. Andiamo a vedere. Ok, questa sarebbe la Ichimoku. Adesso andiamo un po' a spiegare che cos'è. Vi faccio vedere un'altra volta. Va bene. Questa sarebbe la linea di conversione, che è quella blu. Sarebbero una delle nostre segnali. La linea base, che è quella rosso, che sarebbe parte della segnale e dove sarà anche collocato il nostro stop loss. Il periodo di tramo B e il periodo di tramo A, che sarebbero questo qua, B e A, questi due, è quello che formano le nostre nube. E il tramo questo qua, questo verde, che non so come si dice in italiano, tramo rezagato, scritto in spagnolo, e questo qua ci dice la tendenza se al rialzo, al ribasso o laterale. Se questa linea è vicina al prezzo è una tendenza laterale, se separata dal prezzo, più separata più forte è la tendenza, per esempio, come adesso che è al di sopra del prezzo è al rialzo, se è al di sotto del prezzo è al ribasso. Così già lo sappiamo, e lì sono tutti i colori. Ok, come funziona esattamente? Quando la nube è verde, guardiamo al rialzo, quando la nube è rossa, guardiamo al ribasso, quello più o meno. Questo è per vedere, come vi ho detto, se la tendenza è forte o no. Le entrate, quando la linea blu incrocia e passa al di sopra della linea rossa, subito nell'incrocio, appena chiude la candela, si entra nell'operazione. Adesso per esempio ha incrociato al di sopra, è una compra, appena chiude la candela dell'incrocio, che sarebbe questa qua, noi entreremo in compra. Ok? Stop loss al di sotto della linea base, la linea rossa, un pochettino al di sotto, e il take profit il 1,5% della distanza che c'è fra l'entrata e lo stop loss. In vendita è lo stesso, andiamo a vedere la vendita. La Ichimoku deve essere rossa e la linea blu deve incrociare al ribasso la linea rossa. Allora uguale, si entra nella rottura che sarebbe la seguente, questa qua, si entra qua, stop loss qua e il take profit 1,5 dello stop loss. Come vedete, molto molto semplice. E quella è la strategia. Però per migliorare la strategia, cosa facciamo? Noi aggiungiamo una mezza mobile o media mobile di 200 periodi e che sia esponenziale. Ok? Quando leviamo, mettiamo un altro colore che non ci capiamo niente. Mettiamo viola e esponenziale. Ok, perfetto. Adesso andiamo a vedere. Quando il prezzo è al di sopra della media mobile di 200 periodi, sono compre. Quando è al di sotto, sono vendite. Un'altra cosa che potete tenere in considerazione, guardare i time frame superiori. Se per esempio state operando in 5 minuti, lo mettete in 15 minuti e vedete com'è la linea. Se le Ichimoku sono blu,
Allora, in 5 minuti cercheremo soltanto compre. Se le Ichimoku sono rosse, ci concentriamo soltanto nelle vendite. Anche quella è un'altra maniera di poter utilizzare multi time frame per migliorare. Si può utilizzare in qualsiasi time frame, come vi ho detto. Per esempio 30 minuti. Vedete, qua c'è la tua entrata, giusto qua. Appena chiuso questa qua entravamo. Perfetta entrata. Qua ci sono vendite. Se abbiamo una vendita qua, come potete vedere, anche quella buona. Compre, se ne abbiamo un'altra qua. C'è tantissime operazioni, da operazione tutto il tempo. Strategia molto semplice, 60% di probabilità di successo, rischio beneficio 1 1,05 1 di rischio 1,5 di profitto. Ok? Così sempre saremo in positivo anche se sbaglio un paio. Normalmente, massimo che si fanno di perdite di continuo, che ti vengono male le operazioni, il massimo che ho avuto io sono state 5. E invece di profitto continuo, una dietro l'altra andando bene, 8. Così avete un'idea di più o meno come si muove. Questo era tutto. Se ci avete qualche altro dubbio sulle Ichimoku, per favore commentate al di sotto. Date al like, importante, così cresce più veloce il canale e sottoscrivetevi al canale, non vi dimenticate. Dai, ci vediamo alla prossima!